Abituati ad essere osservata. Marikitas Hair Stylist, un team di professionisti al servizio della tua bellezza. Ampia scelta di tagli e stili per soddisfare le tue esigenze. Consigli, trattamenti, simpatia e sempre tantissime offerte. Per i clienti la Fidelity Card, che ti consente di scegliere un omaggio a tua scelta ogni 15 trattamenti. Marikitas Hair Stylist di Marta, Monica e Rosanna. Via Sfodelo 53, fronte piazzale della Pace, Alghero. Marikitas Hair Stylist. Sentirsi più belle ogni giorno. Buon ascolto, ben ritrovati con l'informazione regionale su Radio Onda Stereo. In studio Nicola Nieddu. Prosegue la trattativa, che ad uno stato d'avanzato ma ancora non concluso, fra Alcoa e la multinazionale svizzera Clash per l'acquisizione dello stabilimento di Porto Vesme, fermo da dicembre. E quanto emerso dai sindacati al termine del vertice al Ministero dello Sviluppo Economico? Ieri, sempre al Mise, si è svolto anche un incontro per la Carbosulcis, ribadito che la miniera di Nuragivigus non chiuderà e che verranno garantiti gli stipendi. La cronaca: la procura di Lanusei ha fornito i dati relativi all'attività in materia di violazioni urbanistiche. Dall'aprile 2012 terminate le procedure per l'esecuzione di 198 sentenze del Tribunale con la demolizione di 130 case abusive. In sette casi non è stato eseguito l'abbattimento per l'avvenuta acquisizione del patrimonio pubblico da parte dei consigli comunali. 22 persone condannate hanno ottenuto il rilascio della concessione edilizia in sanatoria. Il Consiglio Comunale di Nuoro, previsto per ieri, è stato annullato in segno di lutto per la morte di Mario Testoni, pensionato comunale ucciso mercoledì scorso in un agguato davanti alla sua casa. Intanto le indagini si presentano difficili perché la vittima era una persona insospettabile. Una delle piste seguite è quella delle controversie nella cooperativa edile che aveva realizzato le case dove abitava. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che l'Italia ha violato le disposizioni comunitarie per non aver proceduto al recupero degli aiuti di Stato di cui hanno beneficiato alcune compagnie marittime operanti collegamenti con la Sardegna. Il recupero era stato intimato dalla Commissione dell'Unione Europea con una decisione del 2007 riguardo alle società Ancora di Venere, Marismari di Sardegna, Navi Sarda, Romania Augusta e Mobi. Oltre 500 studenti arrivati da diverse province della Sardegna hanno partecipato alla 18ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della mafia, organizzata da Libera Sardegna nell'Aula Magna del Liceo Dettori a Cagliari. E in chiusura le previsioni del tempo sulla Sardegna per le prossime ore: cielo sereno, venti moderati, mari poco mossi, le temperature saranno comprese tra una minima di 13 gradi e una massima di 18. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti vi invito a visitare il sito internet all'indirizzo www.ondastereo.it.